questo intervento ci ha fatto un po' capire che ci sono tanti spunti poi, no, nell'ambiente in cucina, e quindi anche tanti modi poi di risolverli da sotto tanti punti di vista. Però anche l'elemento cucina a noi interessa soprattutto anche dal punto di vista di quale elemento di catalizzatore un po' di tutte le funzioni diverse che si possono fare all'interno della cucina, ma soprattutto ci interessa anche l'elemento di attrattività della cucina rispetto agli altri ambienti dell'abitazione. Allora, difatti, con Giovanni Sant'Orso, architetto e designer, persona molto curiosa e attenta a tutti gli aspetti, no? A sviscerare un po' tutti gli ambiti, gli aspetti degli ambienti che formano l'abitazione, vorremmo un po', insomma, appunto con lui fare il punto e capire secondo lui che cosa ha di così attrattivo l'ambiente cucina rispetto agli altri ambienti della casa. Buonasera, grazie a Michela, grazie a Laura e grazie a Giorgio per questa opportunità last minute di essere qui oggi con voi. La cucina è un posto magico, è un posto pubblico, è un catalizzatore, è stato molto maltrattata negli ultimi decenni, secondo me, è anche un luogo di segregazione, purtroppo, socialmente, poi vi spiegherò. La cucina è intanto una questione di pancia, perché meno male mangiare è una cosa che facciamo tutti, ma non c'è solo l'esigenza fisiologica, c'è anche il bello di ritrovarsi, di stare insieme, questo in particolar modo nella cultura italiana. Ricordiamo che molti di noi vanno a casa a fare la pausa pranzo, e guai se così non fosse, in altre nazioni europee basta uscire dall'Italia, la pausa pranzo non si fa. Io penso all'America, dove ci sono delle enormi cucine, con l'isola, con tutte le attrezzature di questo mondo, poi potrebbero buttare tutto e tenere un forno a microonde, una frescatola, perché tanto più di quello non fanno. La cucina è un oggetto, un luogo funzionale, ma è anche appunto un luogo sociale. Io ricordo la mia esperienza un terzo di vita a Vienna, le feste che abbiamo fatto ogni tanto a casa, regolarmente, ma anche a casa di amici, invitati a casa di amici, finivano in cucina, perché bene o male c'è un'attrattiva particolare, un qualcosa che fa poi convergere tutti gli invitati in cucina. Sarà il fatto che c'è il frigo dove ci sono le birre, in Austria più che il vino. Sarà il fatto che in cucina si mangia e quindi ci si capita sempre prima o poi. Dicevo prima, la cucina come luogo di segregazione, purtroppo la cucina nella mia analisi storica era il cardine della casa. Sapete benissimo, non serve che ve lo racconti, io dico solo un paio di parole chiave, focolari. Quello è il cuore, non solo funzionale, ma sociale della famiglia. Poi è arrivata la cucina con i mobili componibili, è arrivata la cucina chiusa, per carità, perché altrimenti fa puzza in casa, non serve. In cucina si cucinano cibi per tutta la famiglia, è una gioia anche sentire l'odore del caffè la mattina, e guai se non fosse, l'italiano lo sa bene, l'odore del pane fresco. E allora perché relegare la cucina a un ruolo marginale quando invece è così centrale? E poi anche il ruolo sociale della donna casalinga: tu donna stai in cucina e io uomo vado a lavorare, ha creato questa separazione con la stanza da pranzo che poi veniva usata nelle grandi occasioni. Adesso per fortuna si ritorna a considerare e integrare la cucina all'interno dell'abitazione, ritorna ad avere quel ruolo centrale. Io mi ricordo me stesso, ma anche i miei amici, al tempo
della scuola, delle elementari, il bambino che fa i compiti in cucina, perché comunque si vive in cucina durante un po' tutta la giornata. E questa è una cosa che poi noi abbiamo messo in pratica, noi, lei e io, con l'appartamento ormai venduto di Vienna, dove abbiamo integrato la cucina con il tavolo da pranzo e il soggiorno, una stanza unica, e la cucina come attrezzo, il bancone, sì, era presente, divideva fisicamente i due ambiti, però era l'interfaccia di comunicazione tra noi e i nostri ospiti, o fra il cuoco e i commensali, perché anche l'esigenza pratica, i tempi moderni, più velocità, meno tempo a disposizione, si arriva a casa, uno dei componenti della famiglia cucina, e non essendoci questa divisione fisica, non essendoci la parete, non essendoci la porta, non essendoci niente, chiacchiera e interagisce con il resto della famiglia, quindi il recupero del ruolo sociale che il momento del pranzo, il momento del pasto ha anche e soprattutto nella cultura italiana, viene ampliato. Il lavoro ci porta via tempo, quindi restringe la pausa pranzo al minimo indispensabile. Il tempo della preparazione non viene svolto separatamente, ma viene integrato e quindi aggiunto di nuovo per confrontarsi con gli altri membri del nucleo familiare e scambiarsi quelle opinioni che sono importanti durante la giornata. Quindi un momento di riunione diventa di nuovo di raccoglimento, e con gli amici qualche invito a cena per noi era anche bello e piacevole, perché comunque uno di noi due si doveva dedicare alla preparazione dei cibi, essere presente mentre gli amici sono già a casa, e quindi poter interagire con loro, non essere lontani, non essere segregati. E poi vabbè, dico anche in Austria, ho avuto anche un po' di piacevole apprezzamento, ho ricevuto piacevole apprezzamento, perché comunque ho avuto occasione di preparare dei piatti che gli austriaci non sono soliti preparare, allora tutti con il naso sotto una pentola a vedere, guardare, ma come fai, ma come, una cosa. Sì. Quindi la cucina per me dà luogo funzionale, che è in primis sta riacquistando fortunatamente anche di nuovo il ruolo sociale che le compete. Io personalmente da qualche anno non guardo più la televisione, proprio non la guardo più, quindi per me il salotto potrebbe anche non esserci, il soggiorno potrebbe anche non esserci, ma la cucina ci deve essere. Poi Michela lo sa, sono anche un po' feticista dell'attrezzatura. Capito in un negozio, io mi metto a guardare le pentole, vabbè, mi piace la pentola, l'attrezzino, così magari compro qualcosa di nuovo, qualcosa che mi manca, eccetera. Mi sento un po' disagio fra tante donne essere l'unico uomo, sono un po' casalingo, sì, sarà così, però ma anche più precisi, vero? Più precisi. Tendenza, gli chef sono maggiormente maschi. E certo, come i pittori sono maggiormente maschi, le femmine sono poche. Ricominciamo. Però i ruoli sociali ormai si confondono. No, si confondono. Però voglio dire, ci sarebbe tutto un altro argomento da sviluppare, proprio tutto il discorso degli attrezzi, di cui non abbiamo neanche modo di parlare, però per carità, onestamente, anche perché, scusa, ti rubo solo un minuto, proprio nel mensile, no, che curo, c'è sempre questo problema fra la ricetta che magari riusciamo a rubare a uno chef, ce la racconta, e poi naturalmente chi la deve riproporre in casa comincia a vedere bassa temperatura, sottovuoto, eccetera, no? Però a parte che adesso anche l'industria si sta attrezzando per produrre anche per casa battitori, eccetera, però veramente sono
soprattutto gli uomini, era una battuta, fai tendenza nel senso positivo, cioè proprio gli uomini che si dedicano alla cucina la vedono proprio come un compito importante, quindi gli acquisti sono per loro fondamentali. Come sì, sicuramente, anche, no. anche se io sono sia in cucina che anche il mio lavoro radicale e improvvisatore, non chiaro, seguo anch'io la ricetta quando devo preparare qualcosa che non ho mai preparato prima, però anche perché non ho l'attrezzatura, non ho le capacità derivanti dalla pratica continua, apprezzo molto di più pochi piatti semplici piuttosto che grandi preparazioni complicate. Sarebbe bellissimo tutto quello che volete, ma alla fine quello che conta è stare insieme, come il vino tanto di moda, sapore fruttato e retrogusto, cioè, alla fine ti piace o non ti piace, quello è alla fine è un piatto. Sarà anche non riuscito forse, ma quello che conta è che siamo stati bene intorno al tavolo. Lì. Quindi tutto il resto è fuffa. Sono architetto, devo citare il mio collega. Che... Ecco, bene, come ha concluso proprio... degnamente, nel senso che proprio la cucina è lo spazio in cui si deve star bene, in tutta la casa ovviamente si deve star bene, però lo spazio cucina è lo spazio in cui si sta bene per eccellenza, perché è un luogo emozionale, un luogo in cui ci si incontra con gli amici e in cui si condivide un qualcosa. Allora adesso noi, in conclusione, io e Laura volevamo un attimo ringraziare un po' tutti i nostri ospiti che hanno partecipato qui questa sera con noi, e questa serata è stata una serata un po' ci ha dato una serie di spunti, perché abbiamo visto che appunto lo spazio cucina è uno spazio in cui ci sono varie stratificazioni, e stratificazioni progettuali, stratificazioni legate anche a tutto un background che ci portiamo dentro. Quello che noi volevamo far passare come messaggio, che poi approfondiremo poi nelle serate di corso, è un po' quello di tenere presente un po' tutti questi elementi e fare in modo che le persone, grazie un po' ai nostri suggerimenti, ma all'idea anche che sia un discorso di, chiamiamola architettura, di progettazione però partecipata, perché a noi piacerebbe tanto che, e anzi noi proprio ci crediamo in questo, che le persone partecipino attivamente agli spazi che abitano, perché star bene nei propri spazi è fondamentale ed è soprattutto legato a una questione di benessere, come appunto diceva Giovanni, e anche di felicità. Lasciatemi passare un po' questo termine di felicità, però è anche vero che è un termine importante, perché star bene, come dicevamo, in questi spazi è fondamentale poi per il nostro benessere, star bene negli spazi domestici, ma anche negli spazi di lavoro e anche negli spazi di svago. Allora, a noi interessava, poi non so se voi tutti avete il programma, però le nostre tre serate le abbiamo un po' suddivise con questi titoli. Ci sarà una serata in cui, che abbiamo chiamato La cucina come forma di autoritratto. È una serata che poi noi dedichiamo facciamo un excursus, una storia dell'ambiente cucina come spazio, in cui però ognuno di noi può avere delle ambizioni, dei desideri, anzi soprattutto devono venire fuori, ma anche delle paure, voglio dire, no? Che ci portiamo dentro perché magari abbiamo vissuto in ambienti che non ci sono piaciuti, e quindi cercheremo assieme di personalizzare, di organizzare e di rendere, di comporre nel miglior modo possibile l'ambiente cucina. La seconda serata invece si chiamerà appunto Interpretare il design con personalità, e qui parleremo più che altro degli oggetti e dell'importanza della consapevolezza poi che gli oggetti ci permettono, ci aiutano a far vivere bene questi spazi. La terza serata invece, che appunto sarà Odori di ospitalità, e quindi qui approfondiremo invece la tematica dei materiali, dei colori,
dei profumi, di tutto quello insomma che fa emozioni, che fa socialità all'interno dell'ambiente più accogliente della casa. E vogliamo aggiungere... Sì, non saremo, non ci sarà questo rapporto, come dire, questa separazione tra gli architetti e le persone che vorranno partecipare, ma saremo insieme attorno ad un tavolo, quindi con degli schizzi, delle idee, delle proposte, dei suggerimenti, proprio perché noi riteniamo che questa debba essere un'esperienza, un dialogo appunto per crescere tutti quanti, quindi un'opportunità per conoscersi anche meglio attraverso i propri spazi di vita. E quindi credo che sia questa la cosa più importante che vorremmo far passare. Detto questo, ringraziamo tutti i nostri ospiti e così vi abbiamo dato delle pillole, dei spunti, dei suggerimenti sul mondo cucina, ma ripeto, lo stesso discorso potrebbe valere per tutte le altre stanze della casa, perché appunto una stanza alla volta, ma l'obiettivo è quello appunto di fare delle case che ci assomigliano veramente.